Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Oggi torniamo con il video letture del mese. In particolare abbiamo tutte le letture di settembre 2024. Questo mese abbiamo 51 volumi, quindi dai, ci stiamo riportando su dei livelli belli alti. Come sempre vi ricordo che questo video è supportato da Starshop, il nostro store online di fiducia. Su starshop.it con il codice MARI15, oltre al 5% di sconto che avete su tutto il catalogo, avrete anche le spese di spedizione gratis a partire da 15 euro di spesa, praticamente regalate. Spedizioni veloci, imballaggio perfetto. Cosa volete di più? Alla fine di questo video ricordatevi di passare su starshop.it e fate i vostri acquisti usando il codice MARI15, perché con MARI15 si gode. Direi di non indugiare oltre perché abbiamo tanti volumi di cui parlare. Questo mese abbiamo principalmente novità, serie in corso e serie complete. Non ho letto volumi unici, almeno mi pare di ricordare così. Tuffiamoci quindi nella disamina partendo proprio dalle novità. E partiamo un po' da quella che è stata un'uscita davvero discussa. In tanti lo hanno criticato, in tanti lo hanno praticamente distrutto. A me personalmente è piaciuto e lo confermo. Lily Man, per me dei disegni davvero belli, che a tratti sono super espressivi, belli violenti, a tratti sono anche divertenti perché ci sono delle vignette davvero meme. Comunque vi ho già parlato di questo manga approfonditamente in un video specifico, se volete saperne di più mi raccomando passate lì. Per me comunque è una serie che vale la pena continuare. Vediamo un po' come evolve la situazione. Nessuno parla del manga più innovativo del momento, nessuno ha mai detto che non è ispirato a qualcosa, però come sempre c'è chi deve esagerare. Io me lo continuo e vediamo come va. Altra novità super interessante di un autore che mi piace particolarmente, ovvero Masasumi Kakizaki, è arrivato Yomotsu Hegui, miniserie in 3 volumi. Abbiamo il primo volume, anche qui a prima vista sembra quasi un manga di fantascienza, ma è più qualcosa di soprannaturale. Abbiamo un protagonista bello tormentato, un villain odioso, insomma raga, che volete di più? Storia davvero molto interessante, storia di vendetta ma non solo, secondo me una novità assolutamente da tenere d'occhio, molto bello. Altra novità che ho preso un po' così a caso mentre ero di passaggio in fumetteria a Torino, Tube Psychic of Geeks, uscito per Dinit, il primo volume che esce a 7,50, quindi con un prezzo decisamente migliore rispetto ai soliti 12,90 dei volumi, e devo dire comunque una storia che mi sta piacendo. Abbiamo un mangaka e un suo assistente che acquisiscono dei poteri speciali in seguito ad una visita particolare ad un santuario. Tra l'altro questo mangaka odia a morte il suo editor, che lo tratta anche molto male, e praticamente questo mangaka acquisisce il potere di far sparire cose, persone, far sparire insomma, mentre il suo assistente può sparire, e qui iniziano a combinarne un po' di tutti i colori, da cose molto brutte fino a cercare di fare un po' i supereroi. Primo volume divertente, ci sta. Altra serie della quale vi ho parlato, una serie insomma attesa da tantissimi, anche perché l'anime comunque ha avuto un discreto successo, Le 100 ragazze che ti amano tanto 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 tanto, lo abbrevierò un po' qua sotto perché sennò non mi ci sta neanche nel tag. Comunque serie davvero meme, serie davvero divertente, insomma la serie dissacrante che va a distruggere un po' tutte le rom-com, prendendone gli stereotipi, esagerandoli, rendendo tutto molto molto divertente. Quindi assolutamente un manga molto piacevole da seguire, che vi strapperà più di una risata. Anche questo me lo continuo alla grande. Altra serie che aspettavo, Shurato. Questo qui è un po' uno di quei titoli cult quando si parla di eroi in armatura. Non era mai arrivato in Italia neanche l'anime, seppure ci ha un po' sfiorato e in passato se ne è parlato parecchio. Primo volume che ci può stare per un manga comunque così datato, sicuramente strizza l'occhio agli amanti del genere senza avere niente di particolarmente innovativo. Comunque una lettura che faccio lo stesso con piacere perché sono un amante del genere, un po' come ho fatto anche per i 5 Samurai che era sempre di Sprea. Però mi fa un po' arrabbiare questo volumetto, perché il prezzo di 9,90 per un volume che praticamente non ha la sovracopertina, solo la copertina in cartoncino, la carta è un po' meh, ci sono queste alette che a volte vengono piegate veramente in modo pietoso. Guardate, c'è mezzo centimetro di manga che esce dalla piega dell'aletta. Questo io ragazzi l'ho ricevuto così. E anche il taglio della carta spesso è abbastanza dozzinale. Come vedete anche qua il taglio va un po' a rovinare quasi sempre l'immagine e il volume. Insomma, non proprio un lavoro di qualità da pagare 9,90 euro. Saranno pochi volumi, anche questo lo continuo, lo finisco. Però sicuramente non si può continuare così, perché per questi prezzi non ci siamo proprio. Continuiamo con le serie in corso. Mi sono letto il volume 3 e il volume 4 di Z
Amazing Knights, veramente potentissimo, disegni stupendi, Warai Naku davvero un artista spettacolare. Si sta evolvendo molto bene anche la trama, con belli scontri, quelli che mi aspetto da un manga così tamarro, e anche bei personaggi, perché ne arrivano diversi molto molto interessanti. Mi sa che dovremmo divertirci ancora tanto con il nostro Jinnai Kosaka. Comunque, gran bella serie. Continuato anche Chainsaw Man con il volume 17, non sto capendo più dove vuole andare a parare il buon Fujimoto. Sta diventando molto molto caotico questo manga, a parte il fatto che a volte i disegni non mi fanno più impazzire, secondo me certe cose sono decisamente più abbozzate. Comunque, tra chi ama Chainsaw Man, tra chi odia Chainsaw Man, tra chi vuole far fuori, tra lui che si trova a vivere mille situazioni, tra una cosa mega atroce che succede che lo fa un po' triggerare, il volume si fa leggere. Ma quanto durerà questa serie? Perché secondo me stiamo andando verso una direzione molto strana. Boh. Altra serie un po' incasinata, ma che sto comunque continuando, Yomi no Tsugai, questo è il volume 6. Anche qui a questo povero protagonista gli succedono di tutti i colori, e in questo momento abbastanza caotico ci sono più fronti: da una parte ci sono i venerabili Sayu, da una parte c'è il protagonista, da una parte c'è una famiglia, da una parte c'è la sorella, un casino totale. Spero che un attimo la trama si riorganizzi e abbia un filone un pochino più lineare, altrimenti è un casino stargli dietro. Diciamo che si perde un po' quel flow, quella voglia che ti fa leggere un volume trascinandoti. Un po' con questo manga qui mi si è spenta. All'inizio non mi entusiasmava, ma era interessante. Qui siamo ad un punto un po' che mi lascia con tanti dubbi. Penso che comunque ancora lo continuerò per qualche volume e poi trarrò le mie conclusioni. Capiamo. Interessante anche il volume 9 di Chojin X. I disegni che qui sono sempre molto molto belli. Mi è piaciuta tanto anche l'evoluzione di alcuni personaggi che prima si erano un po' contrapposti al gruppo dei buoni, diciamo, chiamiamolo così, ed ora si ritrovano a collaborare. Ma mi piace tanto Tokyo, il protagonista, perché sta avendo un'evoluzione un po' particolare, un protagonista che è anche dubbioso, un protagonista che non sa se la strada che sta percorrendo è effettivamente quella giusta. Quindi la cosa mi ha intrigato davvero parecchio e sono molto curioso di capire come evolverà, perché siamo in un punto critico, cioè sta per accadere un avvenimento che probabilmente movimenterà di brutto le cose, potrebbe scoppiare un po' una guerra. Quindi, con tutti i dubbi di Tokyo, mi interessa tantissimo vedere come evolverà la situazione. Bello. Sempre bello anche Solo Leveling, ormai arrivato al volume 18 mi ha convinto abbastanza. Intanto vediamo un po' qualcosa in più sul funzionamento di questo strano mondo, e il protagonista assume sempre più consapevolezza su quelli che sono i suoi poteri, ma anche forse sui suoi limiti, che al momento sembra non esserci, ma qualcosa di oscuro dentro questo personaggio c'è. Potrebbe essere questo forse il limite, e vedremo un po' magari nei prossimi volumi. Però intanto i fatti vanno avanti, c'è un altro grande problema da risolvere, e lui, dopo che la situazione stava un po' degenerando, si presenta in prima persona per risolverlo, e dal prossimo volume vedremo probabilmente questa situazione e capiremo un po' cosa succede anche in un altro paese, non solo nella Corea. Tanta roba. Com'è tantissima roba, ragazzi, Dandadan non finisce mai di stupirvi, non finisce mai di divertirvi. Pensate che una situazione sia conclusa e poi bababam, succede il peggio, succede il finimondo, e il finimondo si risolve in modo altrettanto rocambolesco. Il finale di questa, diciamo, mini saga è stato divertentissimo, mi è piaciuto parecchio, e adesso si va verso un'altra direzione, perché poi con il finale di volume viene introdotto un altro personaggio che sembra in qualche modo legato anche alla Turbo Nonna, forse, capiamo. È arrivato anche l'anime, tra l'altro, di Dandadan, dategli un'occhiata, e se vi piace, ragazzi, leggetevi il manga perché è una bomba. Ogni volume è una certezza. Continuiamo poi con una romcom, con Rent a Girlfriend, lo sto continuando, siamo arrivati al volume 22, altro volume carino. Diciamo che Ruka sta facendo di tutto per proteggere quella che era un po' la sua posizione, che si è vista un po' anche essere allontanata da Kazuya, dal nostro protagonista, che in qualche modo sta virando dritto verso Chizuru. Ha preso consapevolezza e vuole in qualche modo dichiararsi, ma del resto le piace dal primo volume, quindi ormai l'abbiamo capito. Situazione divertente, perché poi si va anche tutti in vacanza insieme, mitica idea della nonna, quindi anche qui una serie di equivoci, una serie di qui pro quo che come sempre scaldano l'atmosfera. Vedremo cosa succederà poi nel prossimo volume, perché siamo soltanto all'inizio. Altro grande ritorno di questo mese, Heavenly Delusion con il volume 10. Finalmente si scoprono tante curiosità, perché capiamo anche un po' l'origine di queste strane creature che giravano per il mondo, ci avviciniamo verso qualcosa di concreto. Tra l'altro a fine volume dove riappare anche un personaggio chiave, vediamo che cosa rivelerà nel prossimo, ma mi mangio le mani perché forse prima che uscirà l'11 ci vorrà tanto. Davvero uno tra i manga più belli in corso, assolutamente da leggere. Sempre molto bello anche Ranking of Kings, mi sono letto il volume 9, ancora questa parte della storia la conosco perché fa parte della prima stagione dell'anime, che comunque ho visto tutto. Quindi siamo un po' agli sgoccioli nello scontro nel castello, però c'è il bellissimo flashback di Miranjo che ci fa capire la sua storia tragica, e anche la storia molto tragica di Oken, che ci fa capire un
un po' come questo strano essere è diventato immortale. Sempre bellissimo ed emozionante. Non vedo l'ora di arrivare oltre a quella che era la prima stagione dell'anime per scoprire di più sulla storia. Spettacolo. Un'altra serie molto bella che mi aveva colpito tantissimo con il volume 1 è Cacciatore di Cadaveri. Devo dire che con questo volume 2 si conferma, perché il mistero si infittisce, questi ragazzi partiti alla ricerca di questa loro amica scomparsa si trovano in una situazione sempre più pericolosa, perché sembra che ci sia qualcuno che in qualche modo li stia seguendo e ostacolando in modo molto molto pericoloso. Intanto viene fuori anche qualche cosa su quella che potrebbe essere la misteriosa identità dell'assassino e su un passato caso che probabilmente è molto connesso a questo. Gran bella serie, sta diventando sempre più thriller, mi piace. Per restare su Ikari mi sono letto anche il secondo volume di Killer Shark in Another World, grande trashata, però a volte ci vogliono anche queste perché sono molto divertenti. Qui praticamente stiamo ripercorrendo tutti i film meme sugli squali all'ennesima potenza. Ora questo squalo riesce praticamente a diventare anche uno squalo quasi atomico praticamente, sempre più pazzo e devastante, però fa morire davvero dal ridere. La protagonista, che è un po' stupidissima, non si rende mai conto di niente di quello che sta accadendo, viene un po' in qualche modo sfruttata, oppure per risolvere un problema ne combina altri 10.000. divertentissimo. Altra serie che sta continuando a piacermi è Sakamoto Days. Siamo arrivati al volume 15, è diventato effettivamente un battle manga potentissimo, perché questo volume praticamente è quasi tutto scontri, a parte l'ultima parte dove si apre un'altra piccola fase con questa strana trappola a questo evento che vediamo un po' come finirà in futuro. Però il volume, oltre ad essere ricco di scontri mozzafiato, ci dà anche una rivelazione molto particolare su questo villain, che insomma è molto più strano del previsto e già sembrava molto strano. Difficile capire anche questa connessione che c'è, perché un determinato personaggio doveva essere morto, mi ha incuriosito parecchio, devo dire la verità. Vediamo come proseguirà. Bello. Come sempre bello Gaku, mi sono letto il volume 7, in realtà ho già letto l'8 che è clamoroso, ma ne parliamo il prossimo mese. Questo comunque è gran bel volume come sempre, storie bellissime. Mi è piaciuto tanto il ritorno in montagna di Naota in questo volume, mi ha emozionato tanto perché è un ragazzino che in qualche modo è tanto legato a Sampo e che ha vissuto una storia anche molto traumatica con la montagna e nonostante tutto non ha perso l'entusiasmo e la passione. Ed è un po' questo Gaku, no? L'entusiasmo, la passione per la montagna che non si ferma anche di fronte a cose tragiche che purtroppo possono accadere in un ambiente estremo come questo. È un po' un vero e proprio inno d'amore alla montagna, che però dal prossimo volume diventerà sempre più tosto. Infatti sono curiosissimo di concluderlo, non vedo l'ora di arrivare alla fine. Shinichi Shizuka è un autore clamoroso, spettacolo. Chiudiamo poi un'altra serie, PTSD Radio, con il volume 3. Anche questo un bel volume, come sempre si conferma horror singhiozzante con questi capitoli brevissimi e questo body horror continuo che vuole scioccare un po' il lettore. Bello questo volume perché un po' in fondo si arriva anche a capire quali sono state queste vicende un po' che l'hanno reso un manga maledetto, perché l'autore racconta questi fatti strani dal sentore insomma paranormale che stavano accadendo mentre scrivevano questo manga, che hanno spaventato un po' gli assistenti e anche l'autore stesso. Siamo andati all'horror, sicuramente un titolo molto particolare da scoprire, a me è piaciuto, ci sta. Mi sono letto anche il volume 7 di Shaman King the Superstar, continuiamo anche questa mitica storia di Hiroyuki Takei. Volume devastante, violentissimo tra l'altro, sta diventando sempre più cattivo questo manga e allo stesso tempo io mi diverto sempre di più perché la situazione si fa davvero molto movimentata. Tornano anche vecchi personaggi interessantissimi, quindi raga, al momento devo dire alla grande. Super contento che questo mese è uscito anche il volume 2 di Ghost Gun, è stato bellissimo continuare questa storia tutta italiana del mitico Roberto e del mitico Carlo. Volume 2 che mi è piaciuto davvero davvero tanto, finalmente riusciamo a scoprire qualcosa di più su questo misterioso Corrigan Smith. Misuriamo un po' anche quella che è la potenza dei suoi poteri, sembra davvero devastante e ci aspetta uno scontro molto bello per il quale i nostri protagonisti un po' si stanno preparando. Bella sorpresa anche quella del buon To, che sembrava un po' come dire un fanfarone, invece sembra che anche lui sia come dire molto molto dotato. Insomma ci addentriamo sempre di più in questo magico mondo di Ghost Gun, nel suo funzionamento, e ci divertiamo con i suoi bei personaggi. Finale anche un pelino fanservice divertente, ci sta, bellissimo. Complimenti Carlo e Roberto, state facendo un grande lavoro. Ho continuato anche il volume 4 di Mary Stockson, devo dire che ci sta, appare finalmente questo
cacciatore di assassini e ne misuriamo un po' il potere anche contro il buon Ghero. Sembra essere davvero devastante. Poi ci spostiamo un po' in questa nuova mini avventura dove i due sembrano un po', come dire, dover far squadra contro questo clan di cacciatori, una delle grandi famiglie degli assassini di questo mondo. Sembra esserci un modo anche molto particolare per andare ad incrementare i poteri di determinati personaggi, e c'è il clan di questa famiglia di assassini che in qualche modo vuole sfruttare proprio questi nostri due personaggi con una bella trappola. Capiamo come evolve la situazione. Volume 4 secondo me è un po' più sottotono rispetto ai primi tre, però la storia al momento non è male. Anche questo capiamo. Continuato anche Akane Banashi con il volume 7, la nostra Akane super determinata a cercare di riuscire in questo mondo del Rakugo, passa comunque una prima selezione importante e si avvicina proprio a questo personaggio che vedete in copertina, che in qualche modo la conosce già sin dall'infanzia, anche se lei non ha troppi ricordi, e in qualche modo la riavvicina anche a quello che è stato il percorso del padre, che sicuramente è una tappa fondamentale per migliorare come Rakugoka. Anche i suoi avversari, come dire, sono molto agguerriti e preparati, praticamente battle manga del Rakugo con le stesse dinamiche, ma davvero molto interessante. Continua a piacermi tanto. È arrivato il momento di parlare anche del volume 5 di Rosengarten Saga, ragazzi. Io lo voglio dire, ma è una cafonata pazzesca. È bello per questo, no? Perché è una cafonata pazzesca, super tamarra, un'esagerazione anche di fanservice, sessualizzazione anche estrema. Continua ad ammettere che non è il genere di manga che solitamente mi piace, ma alcune cose mi hanno fatto molto ridere anche in questo volume, anche se nel complesso il volume poi non è che mi abbia fatto impazzire, però c'è sempre qualche spunto un po' fuori di testa che mi fa dire ma dai, continuiamo, vediamo un po'. Anche qui devo pensarci un po' su, ma più che altro perché è qualcosa che ho paura che a lungo andare poi mi stancherà e mi pentirò di essermi letto tutto quanto. Vediamo, sempre più importante capire. Ogni volume è sempre più affascinante. Pet Shop of Horrors, anche questo volume 3 davvero molto bello, non me l'aspettavo da questo manga. Gli episodi sono sempre più intensi ed è sempre molto piacevole e rilassante da leggere, nonostante sia, come dire, un horror raffinato che attraverso ogni storia ti dà in qualche modo un po' anche una morale. Sicuramente una lettura molto piacevole che sono molto contento di avere nel mio parco letture e che mi sta davvero convincendo. Ha provato anche il volume 3 di The Ichinos Family Deadly Sins. Devo dire che il buon Taizan 5 mi ha sorpreso un po' anche in questo volume. Tocca un argomento molto molto delicato, secondo me molto bene, che è un po' quello della malattia. Non vado in dettaglio per non spoilerarvi niente sulla trama, perché i colpi di scena secondo me sono proprio fondamentali per godersi questo manga. E si ribalta un po' di nuovo tutta la situazione. E voi direte: Michele, non sei stanco del fatto che si ribalti tutto? Devo dire che fino ad ora no, poi siamo al 3 di 6, siamo a metà della serie, in tre volumi si è ribaltato tutto più volte. Ho paura di quello che può succedere nei prossimi tre, ma fino a qui devo dire per me un gran bel manga. Poi abbiamo il volume 3 di Thunder Tree, ragazzi, fuori di testa, ed è così che la voglio questa serie. Deve essere fuori di testa, deve essere pazza totale, proprio in questo modo. Si aggiunge anche questo bel elemento fantascientifico, quasi soprannaturale, e c'è questa ribellione a questi alieni che è una figata pazzesca. Sono molto curioso di leggermi il 4, questa è una delle serie che quest'anno mi sta sicuramente più stupendo e anche divertendo. Tanta roba. Continuato anche Kulun Generic Romance con il volume 9. Molto bello, queste atmosfere sono sempre pazzesche, però ritrovare un attimo il filo dopo tutto questo tempo è un po' tosta. La trama un pochino si sta smuovendo, capiamo anche che cosa è legata in qualche modo la percezione di Kulun, chi può vedere Kulun principalmente, perché c'è qualcosa che fa vedere Kulun, ma non ve lo spoiler, dovete scoprirlo, perché comunque restano ancora tanti altri misteri e sicuramente resta un manga molto molto intrigante. Bello, molto carino anche il volume 10 di Blue Box, dove finalmente conosciamo un po' di più Kinatsu. Non è soltanto quella macchina che si dedica soltanto allo sport, ma sembra avere un cuore. Vediamo un po' anche un flashback di quello che ha vissuto nel passato, di come si è appassionata anche a questo sport, e con questo volume capiamo anche che forse Taiki è molto importante per lei, quindi i sentimenti non sono soltanto in un'unica direzione. Capiamo anche questo romantichino sportivino, per me sta continuando molto bene. Bello, si continua a tutto meme a leggere anche Kuma 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 Bear, come sempre esageratissimo, ma a
infatti è comunque divertente, perché quando si sono messi a fare il budino per tutto il regno, per esempio, è stato un momento secondo me altissimo. Sono piuttosto curioso di capire che cosa combineranno in futuro, perché questo è sempre più esagerato e i poteri della nostra protagonista sono ormai inarrestabili. Vediamo. Però alla fine anche questa lettura leggera che mi rilassa, e sapete che a me piace variare tanto, mi piace leggere anche qualcosa di molto meno impegnativo, ma che magari mi fa passare una mezz'ora allegra in tranquillità. Sto continuando anche Cavalieri dello Zodiaco, lo Scanvas, il mito di Hades, siamo arrivati al volume 18, tutto dedicato a Defteros di Gemini, veramente cavaliere pazzesco che deve in qualche modo vedersi con il suo passato, con il fratello, e in questo volume scopriamo un po' la storia di questi due cavalieri, molto 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 bella. Non si capisce bene cosa succede a fine volume, però magari è perché si vuol mettere un po' i cliffhanger, restando un po' misteriosi, dovremmo capire qualcosa in più nel 19, però volume tutto dedicato a questo cavaliere, davvero super. E come sempre, disegni top di Shiori Teshiroghi. Altra serie molto bella che mi sta appassionando tanto quest'anno è La Luna e l'Acciaio, altro bel volume che ci fa scoprire un po' di più su questo mondo, su anche questi personaggi particolari, per poi tornare un po' anche sul nostro protagonista per l'altra metà del volume, sempre molto interessante, anche se forse la seconda metà un po' più sottotono. Vorrei vedere il protagonista in un contesto un pochino più impegnativo per lui, mi incuriosisce capire e assaggiare le sue capacità. Vediamo cosa si riserva al volume 6, qualcosa nell'aria secondo me c'è, bello. È incredibile ragazzi di RCL, volume 4, Shinichi Sakamoto, pazzesco, sta arrivando a dei livelli di disegno che sono incredibili. Ci sono delle tavole qua che sono delle vere e proprie illustrazioni spettacolari. Ci spostiamo per questo volume in Transilvania per vedere un po' cosa accade anche lì e per sapere qualcosa di più anche sul Conte Dracula. Ci sono davvero delle tavole pazzesche, senza fare spoiler ragazzi vi faccio vedere una roba del genere, guardate che roba, pazzesco, potrebbe essere tranquillamente un'illustrazione di qualsiasi libro, super figo, fighissimo. Shinichi Sakamoto è sempre più incredibile e questo manga è davvero super. Bellissimo volume, il penultimo volume, il 6 di Amane Gymnasium, si capisce ormai praticamente quasi tutto, siamo addirittura d'arrivo, ultimi due volumi veramente molto belli che ci hanno fatto capire un po' tutto quanto, anche il background di questi personaggi così particolari, finale cliffhanger con un personaggio che rivela un po' di cose e questo personaggio sembra in qualche modo anche lui legato al passato di Amane. Si concluderà tutto con il 7, sono molto curioso di vedere un po' il finale, comunque gran manga. Sta continuando a piacere anche Teogonia, il volume 6, il nostro protagonista è arrivato ormai ad un punto dove ha un potere abbastanza fuori scala, tant'è che deve prendersi la responsabilità di mantenere un po' l'equilibrio anche tra tutte le diverse razze presenti in questo mondo così particolare, e qui in qualche modo ha l'occasione di farsi valere. Bella avventura un po' diversa, bei confronti, devo dire un volume comunque interessante. Cosa devo dirvi ragazzi del 28 di Dragon Ball, di questa bella edizione cartonata? Abbiamo la conclusione del Cell Game, tantissima roba, lo scontro tra Gohan e Cell per tutto questo volume, veramente una figata pazzesca. Ci voleva rileggersi Dragon Ball, è sempre un piacere. Si torna ragazzini per quella mezz'ora e via. Ho letto anche il 16 di Shangri-La Frontier, questo è sempre un manga molto carino. Questa fase, come ho detto anche in precedenza, non mi sta piacendo troppo, anche se gli scontri sono stati molto interessanti, in particolare vedere Surraku che si è cimentato in un certo modo in una sfida di livello internazionale, ben figurando, comunque molto interessante. Spero che in qualche modo questa saga finisca, perché voglio tornare nel mondo di Shangri-La, perché abbiamo lasciato le cose in sospeso. Io sono super curioso di vedere come si svilupperà tutto quanto. Bello, ma muoviamoci. Molto carino anche il 13 di Spy x Family, come sempre, ottimo manga anche questo per staccare, per farsi una risata, per godersi un momento divertente. Qui Lloyd un po' se l'è vista brutta in questo volume. Poi abbiamo anche un po' di nuovo di vicende scolastiche di Anya e anche una storia tenera di un vecchino super carino. Molto bello, gran volume. Tanta azione invece per Fungus and Iron volume 5. Si sta un po' incasinando sto manga, però in qualche modo a fine volume capiamo anche l'importanza un po' di certi personaggi. Continuiamo questa storia in questo mondo distopico governato dai funghi. Vediamo dove ci porterà. Curioso, ma ogni tanto qualche dubbio viene. Invece ragazzi, clamoroso il volume 11 di Finché morte non ci separi, anche questo penultimo volume. Non vedo l'ora di capire quale sarà la conclusione, perché in questo volume succede di tutto, bellissimo davvero, non posso spoilerarvi nulla perché davvero
siamo arrivati e quello che succede essenzialmente. È bello forte, molto molto intenso, sia all'interno del volume che verso la metà, che poi sul finale. Cioè, ci sono tantissime cose in questo volume che danno un grande valore a questa storia. Proprio bello. Curiosissimo di capire il gran finale. Volume 3 di Ken il Guerriero, questa nuova edizione. Bellissimo rileggere anche Ken, devo dire la verità, che il confronto e vedere in azione anche la scuola di Yakuta e la scuola di Nanto insieme è sempre una goduria pazzesca. Ken e Rei sono due personaggi del resto immensi. E dopo questa prima fase iniziale, diciamo che Ken forse si troverà faccia a faccia con uno dei primi nemici davvero importanti, Yagi. Super volume, mi piace davvero ripercorrere anche questa storia. Tanta roba. Come tanta roba, ragazzi, volume 26 di Blue Lock, altro volume clamoroso. Sale in cattedra il mitico King Baro, uno dei personaggi che più amo in assoluto. E il buon Isagi si trova davvero davvero in difficoltà. Tra l'altro anche uno degli istruttori con un bel background complicato ritrova la sua strada, quindi tanta roba. E sul finale un Isagi davvero disperato sembra avere un'idea per superare, per divorare di nuovo questi avversari. Però il volume finisce, ci lascia lì a bocca asciutta. Bisognerà aspettare il volume 27. E come si fa? Datemelo subito. Passiamo ora alle serie complete. Una serie completa che ho letto è Bad Dax in 4 volumi, ve ne ho già parlato in un video specifico, quindi non starò a dire altro visto che il video sta già venendo abbastanza lungo. Storia molto intensa in questo futuro distopico dove la malavita controlla un po' tutto. Personaggi splendidi e sentimenti che vediamo nascere lungo la storia davvero belli. Per essere una miniserie, devo dire, ci sta alla grande. L'altra serie che ho letto, che è anche l'ultima serie che ho letto questo mese, è una miniserie in 3 volumi, L'essenza di una musa, sempre di J-Pop, in questo piccolo cofanetto. Altra miniserie bella importante, consigliata assolutamente a chi sta amando Blue Period, non tanto perché parla di arte, ma perché ha un personaggio che si mette in gioco proprio in quel mondo e che ha la stessa profondità di alcuni personaggi di Blue Period, sicuramente molto molto interessanti. Una ragazza che per tutta la vita è stata un po' costretta a fare un certo tipo di vita e anche a non fare scelte, che poi ad un certo punto decide di rivivere la vita al completo e di non sottostare più a queste dinamiche. Logicamente il tutto avrà delle conseguenze anche devastanti. Impara a conoscere le persone per quello che sono e smette in qualche modo di farsi illudere. Però in 3 volumi, devo dire, grandissima serie. Se amate gli slice of life belli introspettivi, sicuramente è qualcosa che fa per voi. Detto questo, direi che anche per questo mese abbiamo letto abbastanza, 51 volumi. Sono già pronto a tuffarmi nelle letture del mese prossimo. Spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre, se vi è piaciuto, vi chiedo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, perché sono davvero importanti, non perché ve lo dico così, servono a far andare bene il video. Quindi lasciate un bel like sotto il video, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, fate iscrivere i vostri amici appassionati di manga, è davvero importante, così vi porterò contenuti sempre più consistenti. E entrate a far parte della community che trovate anche nel gruppo Facebook di Nerdy. Anche lì entrate, venite a parlare con noi di manga, venite a postare i vostri acquisti, vi divertirete. Vi lascio il link in descrizione. In descrizione trovate anche il link al mio canale Twitch, dove sono live molto molto spesso, e il link al canalino spammino Telegram, un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online, quindi se vi iscrivete anche lì non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciando il mio contatto social, ovvero la mia pagina Instagram michelemario86. Ricordate di passare anche lì perché ci sono contenuti diversi e di lasciare un bel segui e magari scrivetemi in DM. Ricordatevi che da poco sono anche su TikTok, quindi mi trovate anche lì con contenuti brevi sempre molto interessanti e diversi. Detto questo, direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh,